Ci voleva veramente un tutorial sul caffè. Ci voleva, assolutamente. Ma sai che ci siamo accorti veramente che c'è, non è per discriminare, ma molta ignoranza su questo settore. Sì. Se pensiamo di sapere tutto e invece non sappiamo nulla. E allora adesso io faccio un gioco con i ragazzi, prima di iniziare, poi tu sei il professore del caffè. No. E... professore no. No, però ne sai abbastanza. Qualcosina diciamo che abbiamo imparato in questi anni. La formazione di caffetteria nel cameriere di sala è importantissima, perché è vero che al ristorante ci arriviamo e ci accoglie il parcheggio, l'ingresso, la sala accogliente, ma quando andiamo via l'ultimo ricordo, a parte il conto, è l'espresso che prendiamo. E se fatto bene è un ricordo piacevole, se è fatto male purtroppo è un neo che ci lascerà l'amaro in bocca, come certi espressi espressi male. Bene, siamo all'interno del reparto produzione delle cialde. Qua abbiamo sostanzialmente il caffè tostato che è pronto in questi sacchi, viene aspirato. Là sopra abbiamo il macinino che prepara il caffè e poi scende e viene sostanzialmente cialdato da questa macchina. Ovviamente ogni singola cialda è pesata, sono 7 grammi garantiti, macinati e pressati sempre in maniera costante. La macchina è in grado di produrre fino a 120 cialde al minuto e l'ambiente è un ambiente privo di ossigeno perché abbiamo solo azoto. Questo per mantenere la cialda fresca fino al momento dell'apertura sostanzialmente. La cialda viene presa, imbustata, la busta viene sigillata e poi viene impacchettata in queste scatole da 20 cialde caduna. La prima puntata è come si presenta il caffè sulla pianta, quando viene raccolto e i due metodi di essiccazione, naturale e lavato. La visita al caffè Caravaggio è stata bella, perché ho scoperto nuove cose sul caffè, la tostatura e i vari tipi di caffè anche. Ero molto emozionata perché ho scoperto cose nuove, anche se il mio professore me le aveva già spiegate, e principalmente sono venuta per il mio interesse personale. Cerchiamo di farvi fare un viaggio nei paesi dove nasce il caffè attraverso Marco Morgandi. Qual è la prima lezione? Ma direi che la prima lezione deve essere come si presenta il caffè sulla pianta, a che altitudini crescono e quando viene raccolto e poi come viene essiccato, i due metodi di essiccazione principali sostanzialmente. Come nasce? Nasce su una pianta, c'è una bellissima pianta tra l'altro in fiore, l'arabica cresce da 1200 metri in su, la robusta invece più in collina e si coglie quando è diventata una drupa, che è una ciliegia sostanzialmente rossa. Si raccoglie, si lascia essiccare o con metodo naturale, quindi sostanzialmente al sole, o con metodo lavato, sostanzialmente in vasche. Chi ha scoperto il caffè, come la tostatura? Chi è stato il primo a fare allora, il caffè? Allora, si dice che il caffè è stato scoperto in Africa, sia nato in Africa, in Etiopia. Per questo che dicono che il caffè africano sia buono? Sì, diciamo che il caffè africano è un caffè con dei sentori molto particolari che vanno molto sull'agrumato, sul floreale, rispetto ai sudamericani che vivono un po' di più invece sul cacao e sul cioccolato. Questo a livello macro, diciamo così. Poi è chiaro che dipende un po' anche da se è un'arabica, se è un robusto e così via. Principali differenze tra arabica e robusto, che robusta in realtà, che prima mi hai corretto. Esatto, però te lo dico la prossima puntata. Va bene.